Pescara conquista un buon punto contro la Cremonese, peccato per il gol nel finale di Migliore, la zona Serie A è lontana, due punti. Un ottimo Teramo pareggia al San Nicola di Bari nel finale, Cancellotti gela l'ex tecnico Vincenzo Vivarini. Vastese show in Serie D, 4 gol rifilati alla Recanatese, doppietta dei due Esposito, Pineto e Notaresco ringraziano. Che succede al Chieti Calcio? È la domanda che si fanno i tantissimi tifosi, ieri anche le prime polemiche con la società dopo il KO interno contro il Campobasso. Ortona Show nel pallavolo vince 3-2 contro Siena, super pallavolo Teatina che ha vinto per 3-7-1. Questi i titoli della nostra domenica sportiva, parleremo anche di basket naturalmente con la sconfitta di Roseto e di Chieti, sorprendente quella di Chieti in trasferta sul parquet di Civitanova, la vittoria invece di Teramo e Giulianova, di questo e tant'altro nella nostra domenica sportiva. Intanto un saluto, ben ritrovato ad Andrea Berardinelli alla telecamera, buon lavoro a Dino D'Angelo in regia, un saluto al nostro ricco parterre di ospiti, a cominciare da Gabriele De Bari, ben ritrovato Gabriele. Ciao, ragazzi, sei guarito? Abbastanza. Ciao Gabriele, ben ritrovato. Ciao. Complimenti al direttore generale del Pineto, Roberto Giammarino. Ciao Roberto, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto particolare, grazie a Giancarlo Febbo, collega del Corriere dello Sport. Grazie a voi. Ciao, buonasera. Buonasera. Ben ritrovato Giustino Angeloni, presidente della Connected.it Pallavolo Chieti, ma con te parleremo a 360 gradi dello sport teatino. Ciao Giustino, buonasera. Grazie. Maglia gialla per Maurizio Formichetti questa sera. Previsione del Tour de France del prossimo anno. Ti stai già preparando? Certamente sì. Mi darai una mano a parlare con Giustino dello Sport? Certamente sì. Sei arrabbiato oggi? No, assolutamente. Sono tranquillo. Tranquillo. Sconfitta del basket, sconfitta del calcio? Annunciate, diciamo, queste cose. No, annunciata del, quella del basket no. Allora, ma guarda... Dopo, no, buono Gabriele. Dopo parliamo del basket. Gabriele. Vabbè, poi ti dico, stava vincendo a 3 minuti dalla fine, vinceva, poi ha perso. Vabbè, ma nel basket puoi vincere anche un secondo alla fine. Buono, Gabriele, dai, no, non cominciamo. No, nel calcio a 3 minuti alla fine vince pareggio, figuriamoci nel basket. Mi dici quel gol di un giro subito con il gol di Migliore che ha gelato un po' il Pescara? Gelato no, non meritava il successo, era giusto il pareggio. Dopo, dopo l'influenza è tornato cattivo come sempre. Ti hanno regalato un gol che è una cosa veramente... Secondo me non è guarito. Il destino ha voluto ricompensare quello che si era visto in campo, cioè due squadre che hanno giocato una partita mediocre, il pareggio giusto, deludente la Cremonese, ma veramente deludente, un po' meglio il Pescara, ma, non al, ma al di sotto delle ultime prestazioni. Giancarlo, mi vuoi dire tu qualcosa del Pescara? Effettivamente il risultato era giusto, anche se la punizione di dalla quale scaturite il gol di Migliore c'era quella. Il fallo di Calano c'era, però precedentemente, qualche secondo prima, era stato invertito un fallo. E poi lo vedremo, quindi, perché abbiamo preparato la moviola. Roberto, quindi è un peccato. Primo flash anche con te, lo dici, grazie a due Esposito di Vasto? E due Esposito a Francesco sicuramente. A Vittorio no? A Vittorio anche, ma bastavano anche i gol di Francesco. Vittorio è pericoloso, è un giocatore che tipo... ribaltare anche le classifiche. Sono 9 consecutivi di risultati utili con il vostro nuovo allenatore Chierrachini. Il Notaresco ha fermato a 11 la serie di vittorie, ma è il 12° risultato utile, più 5 sulla Recanatese, e voi siete a meno 11 dalla vetta? Meno 11 dalla vetta, meno 6 punto, dalla Recanatese. A questo punto? Ma noi stiamo facendo il nostro percorso. E ci credete? Ci crediamo, ci crederemo fino alla fine, e se gli altri continuano a correre come hanno fatto finora, gli faremo un applauso, perché stanno facendo una grande cavalcata, il Notaresco in special modo. La Recanatese, se vincevamo quella partita che a 3 minuti alla fine stavamo vincendo per 1-0, forse oggi posso era... Posso dire, meno male che avete perso, se avete cambiato il tecnico e vi siete rimessi in carreggiata. Ma è successo tanto tempo fa, quindi lo so, è successo quando avete cambiato i tecnici, giusto? No, sei capitato male, male Roberto, perso, che è tornato dopo 10 giorni. Avete perso, avete perso e subentrato il nuovo tecnico, che è uno di categoria molto bravo, e vi ha rimesso in carreggiata. Magari se andavate avanti col vecchio tecnico, continuavate a andare punto, un punto, due. Cioè, questo è il Pineto che noi aspettavamo, sì, grazie al nuovo tecnico. Quindi quella sconfitta, tutto sommato,
però non è stata nel calcio i sei, ma poi contano, si vedono alla fine. Ne parleremo durante la nostra domenica sportiva, purtroppo sei capitato. Meno male che hanno perso. Gabriele che sta veramente arrabbiato. Ciao Giustino, buonasera. Mi dici che succede allo Sport di Chieti, secondo te, flash? Lo Sport di Chieti, natura non facit saltus, pertanto è lo specchio fedele di quello che succede a una città. Pallavolo Teatina bene ieri. Bene ieri, dopo una settimana pessima, costellata di infortuni, problemi e alla fine il ciliegina sulla torta, la radiazione ingiusta del nostro presidente. Poi ci spiegherai allora. Certamente Maurizio, sì. Che mi dici tu su questo Chieti che perde in casa anche con Pino Di Meo? Ma che cosa vuoi che ti dica? È difficile parlare della squadra nero-verde per tanti motivi. Uno vuoi perché è una squadra che gioca sempre fuori casa e ha problemi di stadio. Due, a detta dei tecnici che io ascolto, sento e vedo quando il Chieti gioca, qualche elemento a centrocampo, in difesa, anche in attacco manca e si servirebbero come loro. D'altra parte, l'altro giorno, ieri, ha perso 1-0 purtroppo con uno sbaglione del portiere, anche se oggi ho rivisto l'immagine, è stato secondo me sfalsato dal terreno. E per quanto concerne il cambio dell'allenatore, io che devo dire, la società ha deciso di prendere Di Meo, avrà fatto. Tu avevi sponsorizzato Sgherri? Io avevo sponsorizzato Sgherri per un semplice motivo, perché è una bandiera del Chieti, una bandiera della città, è un allenatore valido, però sai, io non sono né la società né tantomeno posso prendere le decisioni. Hanno preso Di Meo, va bene Di Meo. Va bene, anche di questo parleremo. Andiamo con la grafica per vedere cosa è successo in Serie B nell'ultimo turno, il 13° di campionato, con due partite che completeranno il quadro: Pescara Cremonese 1-1, Benevento Crotone 2-0, Empoli Venezia 1-1, Juve Stabia Salernitana 2-0, Livorno Trapani 1-2, Pordenone Perugia 3-0, Ascoli Cosenza in rimonta 3-2, Cittadella Pisa 1-1, è appena iniziata Spezia Frosinone, mentre domani sera alle 21 si chiuderà la giornata con Chievo Entella, ultimo posticipo. Questa è la classifica, il Benevento di Pippo Inzaghi è a più 6 dal Pordenone, grande sorpresa di inizio stagione, poi Crotone e Cittadella 21, come detto nei titoli, Pescara 2 punti insieme con l'Ascoli dalla zona Serie A, poi le altre con il Perugia che è a quota 19 del prossimo avversario del Pescara nel posticipo di domenica prossima, classifica chiusa da Livorno e Trapani con 10 punti. Gabriele e Giancarlo sul momento del Pescara. Beh, momento buono, momento importante, si può anche pareggiare in casa, ti ripeto, c'è l'amarezza perché quando vince il 90° è chiaro, oramai era fatta, ma la realtà del campo ha detto che il pareggio è il risultato più equo. Io non ho capito i cambi tattici che ha fatto il tecnico in funzione della Cremonese, come se la Cremonese fosse uno spauracchio. Hai affrontato il Benevento, l'hai strapazzato, vuoi metterti paura di una Cremonese che nonostante abbia dei giocatori importanti, ma i punti poi dicono della tua forza. Tu puoi avere 11 giocatori forti, ma se hai pochi punti vuol dire che tanto vali. Io non avrei stravolto e non mi pare che il cambio abbia portato dei risultati importanti. Avrei tenuto il Pescara di qualche settimana fa, si è sentito un po' la condizione di Macin che stava un po' giù, sai, del resto quando fai partiti, viaggi, rientri nella notte, non puoi essere sicuramente al massimo e sappiamo che se manca questo giocatore manca molto per Pescara in fase offensiva. È stata una partita brutta, mi aspettavo qualcosa di più, però il Pescara deve accettare di buon grado questo risultato che dà continuità, che consente alla squadra di rimanere in una posizione importante e di andare avanti con maggiori fiducia, senza fare tanti cambi tattici, io non solo per i cambi tattici, in funzione dell'avversario. Non l'hai fatto col Benevento, lo fai con la Cremonese. Io provo a spiegarlo così, vengo da te Giancarlo, sì, perché il Pescara come tallone d'Achille che ha dimostrato quest'anno in qualche partita le squadre che ti aggrediscono e sanno ripartire. Andare uno contro uno, subendo una ripartenza con Ciofani e Ceravolo, probabilmente lì Zauri si è voluto un po' proteggere. Tu che mi dici? Ma sì, guarda, io penso che fondamentalmente il cambio di modulo sia dipeso dall'indisponibilità di Palmiero, perché è vero che il Pescara fino adesso aveva sempre e comunque giocato col play basso, le due mezze ali, mai con due mediani centrali, però è anche altrettanto vero che senza Palmiero
tutti quelli che lo avevano sostituito in quel ruolo non avevano avuto la stessa resa. Quindi a quel punto lui ha fatto 2+2, ha ragionato anche sul fatto che non voleva magari lasciare la sfida individuale tra i due centrali difensivi e Ceravolo e Ciofani, che comunque sia, anche se stanno attraversando un momento non felicissimo, sono definiti da tutti la coppia migliore degli certo. attaccanti della Serie B, quindi tutto sommato ci può anche stare questo cambio. Il discorso che secondo me forse è mancato un po' di incisività proprio perché Macini non stava bene, era tornato da un viaggio aereo lunghissimo alle 5 del mattino precedente, non si era mai però giocato, tu hai fatto giocare un terzino che doveva fare il centrocampista e quindi sì. doveva attaccare gli spazi, non l'ha fatto quasi mai, ha fatto il terzino sì. nella mente Cricco, sua dici. Cioè Ciofani Matteo dice. Nella sua mente, abituato a fare il quarto, faceva sempre il quarto e raramente si prendeva diciamo quella stava più basso capacità che altro, di andare avanti. Lui doveva attaccare gli spazi, non l'ha fatto quasi mai, quindi tu hai reso poco in attacco. Poi questa Cremonese che dipingiamo sempre come uno spauracchio, ha fatto 6 punti mi pare nelle ultime 6-7 giornate di campionato. C'erava un gol, Ciofani un gol, ma non possiamo avere paura di tutti. È anche vero che la Cremonese Ciofani non giocava con l'altro tecnico, giocava uno dei due, non giocavano insieme. E poi comunque la Cremonese era pericolosa, per esempio quella mezzala che entrava dentro dall'inizio, che poi si è infortunato, quello è stato un grande Kingsley. Vantaggio. Esatto, però se avesse fatto è stato un grande vantaggio per il Pescara. Se non avesse sbagliato i rigori in movimento, quello che entra nel posto suo, non diremmo così adesso. Sì, poi io quella di Arini in realtà l'ho rivista. È stata l'unica occasione della palla. Sì, anche se la palla gli era capitata parecchio addosso e quindi... da lì non era era più facile sbagliare. Io quando giocavo io tanti anni fa, una volta mi capitò una cosa simile in una squadra dove mi allenava Gabriele De Bari. Non so se ti ricordi. Aspetta. De Bari è anche allenatore? No, De Bari è un grandissimo allenatore. Ha allenato il Silvi giovanili, ha stravinto il campionato. Il Pinedi di Ammazzagorso, che era avversario mio. Abbiamo giocato contro il Pinedi, erano tutti derby. A Nereto, che ho sentito questa sera. Mi è capitata una palla del genere, io non mi faceva giocare mai. Quando mi capita, la tiro fuori all'intervallo. Mi dici perché hai sbagliato? Una mia diatriba con il CT della Nazionale Mancini. Ti racconto questo aneddoto che è successo a Milano dopo una partita di Coppa Italia. Mica Lazio, Mancini è allenatore di Lazio, oggi CT della Nazionale. E lui sosteneva che avete fatto giocando Muzzi oggi è allenatore dell'Empoli, aveva giocato con 3 punti. In realtà Muzzi faceva il terzino su Maldini, non ha mai superato la metà campo. Allora io contestai umilmente a Mancini, che non è che avessi giocato con 4-3-3, fai gioca Muzzi a fare il terzino. Chi non ha fatto l'allenatore non può parlare di calcio. Mister, quando io allenavo, lei giocava nelle giovanili dei Goiesi, ha messo zitto e se n'è andato via, non ha parlato più. Ed è finita la conferenza stampa. Però, Maurizio. È stato un precursore del pressing. Noi avevamo una squadra, facevamo il pressing alto, a fasi, durante la partita, non per i 90 minuti, non ce l'avremmo fatta. Ogni tanto al suo segnale si partiva con 6-7 minuti di pressing. L'avversario stordito. Si vinceva, non è che non si vinceva. Maurizio. No, io sono esterrefatto da questa notizia e novità. Io mi auguravo che a questo punto ti proponessi al Milan, al nostro Milan. Certo, fare meglio di più non ci vorrebbe molto. No, però ieri ha giocato, dai. Ha giocato chi? Io negli occhi il Milan non mi fa vedere. Io mi rifiuto di vedere il Milan perché mi fa male al cuore. È una malinconia, è una sofferenza. Ieri si è festeggiato il pareggio con il Napoli come se avesse vinto, ma il Milan gli faceva 4 gol al Napoli, il Milan vero, perché? Intanto diamo una notizia, Lecce-Cagliari rinviata per pioggia, troppa pioggia allo stadio di Via del Mare, rinviata Lecce-Cagliari. Roberto, tu hai ascoltato con... Sì. No, ma non so se adesso... Sei scioccato anche tu. Magari avessi saputo prima se rischiava Rachini per una panchina a Gabriele De Bari. No, non sapevo che era allenatore, quindi... Quindi se l'avessi saputo rischiava Rachini? No. Il posto? No? Non credo. Rachini. Rachini aveva fatto bene, quindi era giusto dargli una... Quindi non premiavi Gabriele De Bari? No, io volevo aprire una parentesi sul Pescara. Il Pescara
Ecco, l'assenza di Palmieri è un'assenza fondamentale, perché questo giocatore, dopo che il Pescara l'ha recuperato, credo che sia iniziato a partire bene la squadra, si è mossa bene a centrocampo, ha sostituito Brugman degnamente, perché è un giocatore importante. Io credo che il Pescara oggi stia facendo un percorso importante, e quello che vede l'allenatore in quel momento può essere sbagliato, azzeccato, ma l'ha visto in quell'ottica, e credo che comunque sta facendo un lavoro certosino, sta facendo esordire i ragazzi. Tu dai un voto positivo, quindi? No, io molto positivo, perché il Pescara è una squadra abbastanza rinnovata, e credo che abbia dei giocatori molto giovani che stanno dimostrando il loro valore. Avere 20 punti oggi, il miglior attacco, 4-5 settimane fa, io mi ricordo le critiche che muovevano tutti, a tutto l'ambiente, dal presidente all'allenatore. Credo che oggi il Pescara invece ha dato un messaggio importante, e credo che questo sia il progetto Pescara: mettere dentro giovani, farli esordire. Ma tu avresti cambiato un po' questa, sostanzialmente un sistema di gioco ad Albero di Natale, che ti aveva portato a svoltare in positivo per la paura di Ciofani e Ceravolo? Ma io credo che lui abbia fatto una scelta, poi nel calcio per queste scelte, se il Pescara vinceva e vinceva 1-0, era stato bravissimo, ma nel calcio queste cose succedono. Anche se vinceva 1-0 non cambiava, giusto, perché 1-0 è arrivato, sì, però, tra un regalo del portiere. Se permettete, sì, ma va bene, però prima l'atteggiamento della squadra era assurdo. Il suo amico Borrelli aveva fatto un miracolo, però. Si è visto che il Pescara non era il Pescara delle ultime settimane. Vabbè, ma non si può, si gioca tanto, non si può sempre andare al massimo. Il Pescara ha sempre avuto questo problema delle nazionali. Una volta, quando non c'era coincidenza con la nazionale della Serie B, ti mancavano tutti i nazionali. Guarda, quando si fa una scelta, adesso stanno, si può indovinare fuori, perché e si può sbagliare. Il Pescara è la squadra. Se non va bene, si deve dire. Scusa, Gabri. Il Pescara, scusa, insieme all'Empoli e al Chievo, mi sembra, la squadra che ha più nazionali, 6. E quindi quando c'è la sosta, non è un vantaggio. Ma fai giocare Zappa sulla fascia, tutto Febbre. In effetti cioè, Zappa Ciofani era uno dei ballottaggi della vigilia. E ora ha sbagliato i ballottaggi. Così ha detto in conferenza. Sei critico, forte questo. No, ma se non va bene, bisogna dire che non va bene. Si può sbagliare o indovinare una scelta. Scusami, se Dino ci fa rivedere un attimo la classifica, Gabriele. Ma non io guardo a 360 gradi. Non stiamo a discutere la classifica adesso. Parliamo dell'episodio della partita. Sì, ma se io guardo a 360 gradi, io credo che il campionato che sta facendo il Pescara... Stiamo parlando dell'episodio o della partita? Di tutto, in generale. Stiamo parlando della partita dell'altro ieri. Se parliamo della classifica, abbiamo detto che è una classifica importante, che è a ridosso della Serie A. Tu volevi vedere un Pescara più offensivo con la Cremonese? Sì, senza paura della Cremonese, che non è una squadra che ti può mettere paura. A me questa classifica sinceramente piace. Ma se avevi 2 punti in più non ti piaceva di più. Però magari se ti mettevi ad affrontare la Cremonese a viso aperto, prendevi 2 ripartenze, prendevi da Ciofani e Ceravolo. Io dico la mia, per quel poco che conta. Poi ci vediamo il punto che ha fatto Massimo Profeta. Cremonese? Per me il Pescara con quella qualità, con quella struttura di centrocampo, la soffre le squadre che ti aggrediscono e ripartono, e concedere le ripartenze. La Cremonese è una delle squadre peggiori del campionato per cammino numerico. Mi sembra che, ti ripeto, ha fatto 6 punti in 6 giornate. Gabri, però era un po' in ripresa, ha battuto la Serie A. Vediamoci il servizio, poi ho già visto Rocco Coletti pronto dalla redazione del centro. Vediamoci il servizio di Massimo Profeta. Se vai a Pordenone, che cosa fai? Metti 6 difensori. Se vai a affrontare il Pordenone di oggi. Servizio di Massimo Profeta. Rimpianti sì, ma sarebbe potuto andare anche peggio. Supercastrati ha scongiurato la beffa, pari giusto contro la Cremonese, il quinto in altrettante sfide. Fondamentale muovere la classifica, continuità di risultati che in Serie B paga sempre, a dire il vero. Non una partita da tramandare ai posteri. Intensa sì, ma soprattutto muscolare. In sintesi, Pescara e Cremonese si sono annullate. Non era una gara semplice, sia dal punto di vista tecnico, spazi ridotti al minimo, tanta densità, sia sotto il profilo fisico. I biancazzurri ne sono venuti fuori bene, una prova per questo di carattere diligente. Non sempre si può essere brillanti, l'assenza di Palmiero, unico regista di ruolo, presente in organico, soprattutto in grado di scandire i tempi, si è fatta sentire. La difesa a 3 ha funzionato, non ci sono state controindicazioni.
su tutti i Drudi, senza dubbio tra i migliori. Non benissimo nel primo tempo Bettella, poi uscito con la consueta autorevolezza alla distanza. Si potrà discutere all'infinito sul cambio di sistema di gioco. Magari la scelta non avrà convinto del tutto, ma non ci sarà mai la prova contraria. Una cosa è certa, ci sono anche gli avversari che vanno studiati e soprattutto limitati. Il Pescara ha dimostrato di poter utilizzare più moduli. La difesa a tre resta e si conferma un'opzione valida, assai diversa nell'interpretazione, questo sì, rispetto alle sfide contro Ascoli e Spezia. A fare insomma la differenza è sempre l'atteggiamento, che è particolarmente piaciuto dopo il vantaggio firmato da Cristian Galano, complice il clamoroso infortunio di Agazzi. Mancavano pochi minuti alla fine, la squadra non si è affatto abbassata, continuando invece a pressare alto, segno di una mentalità profondamente cambiata. L'episodio del pareggio non cambia di certo il giudizio. In sintesi, nella partita di venerdì, la squadra di Zauri ha usato anche e soprattutto la testa. Non è proprio un dettaglio. Allora, io vado dalla redazione del centro, dal collega Rocco Coletti, caporedattore delle pagine sportive. Ciao Rocco, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, ti vuoi inserire nel discorso? Prima stavi ascoltando quando diceva Gabriele De Bari con Roberto Giammarino e con Giancarlo Febbo. Qual è la tua opinione? Io dico quello che ho già scritto sul giornale di sabato, quello che ho detto all'inizio della partita. È una decisione, quella di cambiare modulo, che io non condivido, perché io Pescara, reduce da tre vittorie in quattro partite, viaggio sulle ali degli entusiasmi. Non ho bisogno di giocare su quello che fa la Cremonese, che tra l'altro è il peggior attacco della categoria, sebbene gli attaccanti si chiamino Ceravolo e Daniel Ciofani. Stai esultando Gabriele De Bari. Una persona che capisce di calcio non può non darmi ragione. No, però ragione questo... Tutto, è giusto. Hai ragione su tutto. Però questa è una questione di mentalità, nel senso che cioè io perché mi devo preoccupare degli altri quando c'è un giocatore io che va bene? Certo, manca Palmiero, per carità, ma per un giocatore cambio tutto. Oppure perché ho paura che Ceravolo o Daniel Ciofani possano far male. Possono far male come poteva far male Mancuso a Empoli e altri giocatori. Detto ciò, questo non cambia il giudizio sulla stagione del Pescara, sul lavoro di Zauri, la classifica sta lì a testimoniare la bontà di questo avvio di stagione. Però, ripeto, se tu mi fai una domanda specifica, è quello che ho detto all'inizio della partita, nemmeno nei primi 30 secondi vedo le squadre in campo, dico, ma perché cambiare? Ma questa è l'idea tua, l'idea di Gabriele De Bari. Giancarlo, che ero seduto vicino a Rocco, è vero, ha detto così dal primo minuto. Ma io continuo a ribadire che se fosse stato disponibile Palmiero, sono certo che non avrebbe cambiato. Vabbè, ma però discorso. Senza Palmiero la situazione è diversa lì, perché lui è un regista. No, è un regista vero, addirittura diceva il direttore non ha sostituito bene Brugman. Secondo me come caratteristiche più regista lui addirittura di Brugman, perché sa fare il filtro giusto, sa tenere palla e dava quel raccordo tra centrocampo e difesa che poi magari con un altro no, perché tutti gli altri, perché poi alla fine due potevano giocare là, o Castanos o Memu Shai, non è che ce certo. Potevano stare là, soltanto che Memu ha la tendenza ad andare dentro e quindi a lasciare un po' il ruolo scoperto. Castanos è adattato al regista, forse per questo l'ha fatto. Hai fatto 4 gol al Benevento, dovute partire in casa, 3 agosto spese, 7 te li devi mangiare, vuoi dire Cremonese, li devi mangiare. Rocco, abbiamo... Non metterti paura, questa è la mia idea. Vabbè, abbiamo capito Gabriele, è tornato Gabriele De Bari questa sera più cattivo che mai. Rocco, ti volevo chiedere di cominciare a introdurre anche un po' il discorso Chieti, che c'è il presidente Giustino Angeloni, sia di volley, ma io direi la storica memoria e storica figura per quanto riguarda il calcio anche a Chieti. Se hai qualche curiosità per Giustino. Io ricordo quando è ripartito nel 2007 che seguivo anche le vicende Neroverdi, quindi lo ricordo con piacere il presidente. Tra l'altro è stato quello che ha rimesso in piedi la struttura a Chieti dopo il fallimento, la scomparsa del calcio professionistico nel luglio del 2006. Gli chiedo, mi viene da chiedere qual è il suo giudizio su questo Chieti. Devo dire francamente che
quando il 2 luglio, perché il 2 luglio il Chieti ha cominciato con nettissimo ritardo a preparare la squadra per questo campionato, avevo pensato che il Chieti avrebbe dovuto lottare fino all'ultima giornata per salvarsi in un campionato difficile e competitivo come questo girone della Serie D. I fatti stanno dimostrando esattamente questo. Chieti oggi è quart'ultimo e mi sento di poter dire che, date le forze in campo, quello ad oggi è il suo esatto posizionamento. Ora però cosa accade? È stato preso un allenatore che si chiama De Patre, che è stato Di Meo, scusa, che è stato già allenatore del Chieti in altri tempi, un allenatore rude, tosto, che però è specialista nelle salvezze e che fa dell'agonismo, della grinta, della determinazione le sue armi. Se la società seguirà quello che dice Di Meo, cioè l'acquisto dei giocatori che Di Meo sicuramente ha già individuato, e gli darà la possibilità di giocare questo nuovo campionato che per noi inizia adesso, io sono convinto che i 5 punti che ci separano dalla zona salvezza possono essere in qualche modo colmati. Fermo restando che una squadra peregrina, poi dopo quando parlerò della pallavolo vediamo che noi della pallavolo siamo ancora peggio sotto questo profilo, come Chieti, che deve andare a elemosinare i campi in giro dove allenarsi, che non ha il suo stadio, che non può essere quindi seguito in casa dalla città, più di tanto onestamente non può fare. Però io, scusa, vorrei dare, proprio perché sono il vecchio presidente che ha ripreso dalle ceneri i colori nero-verdi dopo il fallimento, mi permetto di dare 2 suggerimenti, uno al presidente Trevisan ed un altro ai nostri tifosi. Al presidente Mergiotti, patron Trevisan. Allora, il termine patron non mi piace, perché patron significa padrone. Una squadra non è un oggetto, non ha un padrone, perché la squadra non è un'entità fisica, è un'entità, a mio parere, metafisica. La squadra è fatta sì delle attrezzature, degli allenatori, dei giocatori, del campo, ma è fatta dall'entusiasmo, dei tifosi, dal cuore, dalla storia. Quindi patron è brutto, lo chiamo presidente, anche sì, se lui poi avrà delegato qualcun altro. Al presidente Trevisan dico questo, di scegliersi meglio i collaboratori che ha attorno a sé e di scegliere persone che vogliono bene al Chieti e solo al Chieti. Questa è una frecciata pesante, Giustino. Qui abet aures audiendi audiat, chi ha le orecchie per ascoltare ascolti, è chiaro? Quindi, gente che vuole bene al Chieti più che a se stesso e al proprio successo. Come poi va? Gli consiglio anche di spostare i calciatori del Chieti che oggi abitano a Chieti Alta, questo non va bene. Chieti Alta è un brutto ambiente, un ambiente pettegolo di gente che parla a vuoto, di grandi specialisti nel dire quello che devono fare gli altri. Il Chietino, non il Teatino, il Chietino è un grande specialista in questo, dire avresti dovuto fare, dovresti fare. Se i calciatori vengono ad abitare a Chieti Scalo, forse è meglio, è assolutamente meglio. Ai tifosi invece voglio dire una cosa. Siamo, perché io sono un tifoso, prima di andare a fare il presidente vado ovunque gioco con la mia sciarpa e lo faccio da quando avevo 6 anni e facevo il raccattapalle alla Civitella, perché io da là provengo e mi ricordo la Civitella, mi ricordo la vittoria allo Stadio Adriatico quando segnò Gigi Orazi dribblando Dicenzio andando in porta da solo, mi ricordo ovviamente Zaccagnini, mi ricordo tutti. Mi ricordo i tanti anni in cui noi siamo stati alla pari con tante squadre che adesso sono in campionati molto più alti di noi. Voglio dire ai tifosi, siamo nati nel 1922, gli alti e bassi in quasi 100 anni di storia ci sono stati e ci sono stati per tutti. Noi dobbiamo dimostrare una cosa, che noi non siamo in vendita, non andiamo al campo solo quando ci sono i risultati, perché quello significa che la società, la squadra deve comprarsi l'affetto dei tifosi. Giustino. Noi dobbiamo andare invece al campo perché siamo nero-verdi e amiamo questi colori
che fanno parte, almeno per me, della nostra vita. Presidente, sei stato durissimo, soprattutto con la società, veramente una puntualizzazione importante. Io vado in pubblicità e poi Maurizio, Gabriele e Rocco Coletti mi commenteranno un po' queste dure affermazioni di Giustino Angeloni. Pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta dopo la pausa pubblicitaria per commentare il duro attacco fatto da Giustino Angeloni. Io comincerei con Maurizio Formichetti e Gabriele De Bari studio, poi vado da Rocco Coletti, a cui chiederò in seguito anche di introdurre un po' questa remontata del Pineto. In studio abbiamo Roberto Giammarino, verso le zone altissime della classifica. Maurizio. Allora, premetto una cosa, che in Italia ogni volta che si dice una verità è sempre polemica. Il presidente Giustino Angeloni, perché è presidente del calcio, presidente della pallavolo, ha fatto una fotografia tecnica di quella che può essere la gestione societaria e di quella che è la vita cittadina. Purtroppo a Chieti si parla troppo e si agisce poco, ed è normale che poi tutto ciò porta a una serie di circostanze dove lo sport è in sofferenza, ma è in sofferenza anche la città da un punto di vista sociale, economico, tutta una serie di circostanze che non fanno vivere la città per quello che è. Questa era una città, un fiore all'occhiello. Negli ultimi anni non ha perso tanto, ha perso quasi tutto, è rimasta soltanto il detto catafacusso, e se andiamo avanti sempre con questo detto non andremo da nessuna parte. È normale che un presidente che investe dei soldi, delle somme importanti per un campionato di B1 di pallavolo, cerca e crede di avere una certa riconoscenza, così come credo e crede la stessa società di Chieti di avere una riconoscenza, e non giocare una volta ad Ortona, una volta a Pineto, oppure allenarsi nei vari campi. Questa è una situazione che purtroppo va sotto gli occhi di tutti e va risolta quanto prima, perché sennò non ne usciamo fuori. Gabriele, tu che dici? Ma io mi ricordo già tutte le polemiche che ci furono un anno fa quando Chieti vinse il campionato. Figuriamoci adesso che sta in una situazione di classifica preoccupante. Ma se le premesse sono quelle che ha avanzato il Presidente, io penso che di me dovrò fare un mezzo miracolo per salvare questa squadra. Rocco, torno da te. Sì, due considerazioni. Una, l'ho già detto pubblicamente, quella dello Stadio Angelini è una vergogna cittadina. Vedere le immagini, le foto pubblicate sul giornale di come era ridotto il campo, il manto erboso, non può che essere una vergogna cittadina. Ci sono dei lavori da appaltare, dei lavori da fare, però ecco, capite benissimo che giocare 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi in trasferta è un problema dal punto di vista tecnico e da un punto di vista anche economico, sia per la società che per i tifosi, che poi i tifosi sono particolarmente innamorati della propria squadra, vanno ovunque pur di vedere il Chieti, è un altro discorso, ma comunque è un ulteriore sacrificio. Questa è la prima considerazione. La seconda, sentendo le parole di Giustino Angeloni, mi veniva in mente, lui dice così, la raccomandazione che fa la società di portare i giocatori da Chieti Alta a Chieti Scalo. Io mi ricordo tanti anni fa che la raccomandazione era al contrario, cioè di portare i giocatori non a Francavilla, Chieti Scalo, di non farli vivere allo Scalo o fuori città, ma a Chieti Alta per favorire una maggiore empatia tra tifosi e giocatori. Io mi ricordo l'empatia del Chieti di Volpi, del Chieti di Morganti, quelli che conquistarono le promozioni negli anni scorsi, nacquero quella chimica nacque proprio dall'empatia tra tifosi e giocatori. Se siamo arrivati al punto che Giustino Angeloni dice così, togliete i giocatori da Chieti Alta perché altrimenti apprendono negatività dalla città, alzo le mani, ecco. Io
sono molto dispiaciuto negli anni perché si continua a parlare di Chieti, Chieti Scalo. Chieti è un'unica entità, c'è un nucleo storico che è in alto e c'è una parte che all'epoca era industriale, che oggi è diventata, diciamo, secondo me, il centro della città, dove c'è l'università, ci sono i centri commerciali, ci sono i negozi, c'è tanta gente che ci vive. Il centro storico, sono rimasti 15-20 mila persone. Nel Corso Marruccino ci abitano sia noi 10 persone. Questo è il problema. Di conseguenza, continuare a dire Chieti Alta e Chieti Scala, no, Chieti è unica. Non è d'accordo, non Giustino, perché no. Se il problema è dove vivono i calciatori, però abbiamo capito. Siamo messi veramente male. Io farei vivere dentro gli spogliatoi, così almeno stanno tutti sempre dentro il campo. Cioè, una cosa sono d'accordo, ma ed è anche vero quello che diceva Rocco Coletti. Una volta i calciatori si è invertito un po' la cosa. Vivevano a Chieti, anzi avevano un bellissimo rapporto, per esempio con i negozi. Molto spesso il premio di partita era un paio di scarpe, una giacca, capito, che il negozio regalava. Oggi questo non è, bisogna prendere atto che non è possibile. Abbiamo capito. Rocco, per chiudere il tuo primo intervento, vogliamo introdurre, se hai qualche curiosità, questa rimontona che sta facendo, per usare un termine spagnolo, remontata del Pineto verso le zone altissime. Posso dire? Aspetta, scusami, che voleva dire una cosa Roberto. No, voglio dire, il discorso del Chieti, sì. Io credo che non si risolverà il problema del Chieti solo con queste, valutando queste situazioni, che sono pure giuste, perché poi loro sono di Chieti, il presidente. Secondo me serve un direttore sportivo. Però il problema di Chieti è che la squadra è stata allestita all'ultimo momento. Serve la estate, figura di una in estate figura Chieti tecnica era un cantiere. Io non vedo una figura tecnica, però. Non so chi fa le veci, però io credo che questa squadra è stata costruita con parecchi giocatori giovani, qualcuno portato dall'eccellenza alla Serie D, ed è un campionato che noi facciamo da anni, è un campionato abbastanza difficile. Oggi non è facile impattare in questo campionato. La maggior parte delle matricole che salgono in questo campionato soffrono e devono lottare fino alla fine per salvarsi. Quindi il Chieti, è chiaro che il blasone del Chieti è una società importante, che 4 anni fa faceva la D e c'era squadre importanti dove c'era Esposito e tanti altri giocatori. È chiaro che partire con una squadra giovane, con un allenatore all'ultimo momento che ha allestito la squadra, non è facile. Loro sono partiti molto bene perché forse la preparazione era stata molto leggera. È chiaro che poi man mano le squadre hanno iniziato a... Noi abbiamo perso col Chieti a Pineto, dove li ospitavamo, abbiamo perso una partita approcciata male da noi. Il Chieti andava molto veloce, erano tutti ragazzi senza pressione, hanno fatto quei risultati all'inizio. Adesso è chiaro che il campionato diventa un po' più difficile, però credo che Di Meo, con l'esperienza che ha e con qualche giocatore chiaramente che deve rimborsare questo organico, sicuramente secondo me occorrono 4 giocatori. Ci vogliono 4 giocatori per fare una squadra competitiva. Sicuramente è un po' complicato in questo momento. Rocco sul Pineto. Sicuramente un aggettivo difficile. Rocco. Però no, scusa, sì. Solo per dire, è vero, il direttore sportivo forse ci vorrebbe. Il direttore sportivo a questo punto è Pino Di Meo, il quale ha preso un elenco, l'ha dato in mano al presidente Trevisan e ha detto: questi sono i giocatori che devono venire a Chieti se vogliamo salvarci. Adesso le chiacchiere vanno a zero, il presidente li prende, Di Meo le allena ed il responsabile erga omnes sarà lui, perché sarà lui allenatore, direttore sportivo. Capito? Va bene. Basta. Questo non va bene però. Non va bene, non io va sono bene. D'accordo con Gabriele. Secondi canoni. Rocco, Pineto. Sì, Pineto, ma prima ti dico che comunque a Chieti le polemiche ci sono sempre state e ci saranno, perché appunto è una piazza molto passionale e viscerale, si continuano a discutere anche con la squadra prima in classifica se qualcosa va o non va, quindi fa parte del DNA della piazza calcistica di Chieti. Detto questo, il Pineto sta facendo bene, sta rimontando come dicevi tu, però io la cosa che volevo chiedere a Gianmarino, ma Racchini che cosa ha portato di diverso? Cioè, qual è stato il valore aggiunto nello spogliatoio? Ma Paolo sicuramente ha preso la squadra in un momento delicato dove la squadra forse non aveva la serenità giusta. Paolo non ha fatto altro che
cercare di mettere la sua esperienza, la sua tranquillità, anche la sua forza, perché è un ragazzo che lavora e lotta, e la squadra era già forte, non è che abbiamo cambiato qualcosa, ha messo di suo, ha messo la sua qualità, ha tranquillizzato l'ambiente. Io so che Pineto sembra un ambiente tranquillo, ma è un ambiente abbastanza esigente, quindi conoscendo questa situazione credo che abbia lavorato bene. Poi è chiaro che i risultati ti aiutano, oggi il Pineto, come dice Enrico, viene da 9 risultati utili, la Coppa ci ha dato una mano anche per trovare l'autostima. Ci siamo compattati un po' tutti quanti. Posso farti una domanda diretta, Roberto? Dimmi. Rispondimi sincero. Il Notaresco sta facendo un campionato strepitoso dopo quella prima partita persa subendo 5 gol in un amen contro il Vasto Girardi, 11 vittorie e il pari di Montegiorgio, e a 5 punti di vantaggio, eccola la classifica, nei confronti della Recanatese. Voi siete a meno 11, considerando che questa Recanatese viene da 2 punti, se non erro, nelle ultime 3 partite ed è in crisi. Voi puntate al primo posto, puntate alla promozione? No, noi puntiamo a fare ogni settimana cercare di fare il risultato. Però il cuor tuo, guarda la classifica. No, io dico che questo campionato si deciderà a febbraio, come sempre. Gennaio, febbraio, marzo, questo è il... Ma è corsa a 3, massimo a 4 o secondo te? Ma io dico che ci sono anche altre squadre. Adesso a novembre ci sarà una rivoluzione, perché molti... Sì, adesso si riaprirà il mercato e le squadre cambieranno totalmente. Voi cosa farete? Ma noi dobbiamo fare qualche intervento là davanti, perché abbiamo dei problemi, non riusciamo a fare gol, perché Pippi si è fatto male. Quindi un classico numero 9 con gol nel DNA, cercate, quelli che piacciono tanto a Gabriele De Bari. Assolutamente, ma noi abbiamo, la nostra squadra ha dei giocatori che possono far gol, abbiamo un attacco che sulla carta doveva garantire alcuni parametri, adesso non lo stiamo facendo, ma io sono sicuro che Pippi appena si rimetterà ci potrà dare una grande domenica mano. Domenica scorsa, se avevate un attaccante, avresti vinto da quel punto. Assolutamente sì, però ecco, domenica doveva giocare, c'era un ragazzo che stavamo vedendo in settimana bene, ha avuto la febbre e non ha giocato, però chi ha giocato al posto suo, Festa, il 2001 di Gioacchino, aveva la febbre, ha giocato Festa, che in settimana forse doveva partire la panchina, ha fatto bene. Ci stanno aiutando molto i centrocampisti, perché stiamo facendo gol con centrocampo e attacco. Gli attaccanti si stanno dando da fare, però penso che migliorare qualcosina là davanti ci porterà a fare quel salto che è. Rocco, secondo te qual è la squadra, da questo che hai visto, candidata adesso per andare su? Guarda, io ho un'unica aspirazione, è che sia un abruzzese a fine stagione a festeggiare la promozione in Serie C. Però detto questo, e penso che alla fine ci si possa arrivare a questo risultato. Poi che sia Notaresco, che sia Pineto, che sia un altro, non lo so, questo non te lo so dire in questo momento, però ti posso dire che il Pineto punta al primo posto e fa bene a non mollare la presa, malgrado sia a 11 punti, perché da qui a febbraio possono succedere tante cose, e è una squadra che vuole arrivare, perché il Pineto è partito, non che debba arrivare, ma che vorrebbe arrivare fino in fondo alla meta. E in questo momento, dopo 9 risultati utili di fila, avendo cambiato, invertito la marcia, fa bene a crederci, secondo me. Fermo restando che per crederci deve sperare anche che il Notaresco registri un crollo. E però la domanda che volevo fare a Gianmarino, detto sì. Di Rachini, io la curiosità che vorrei chiedergli, che cosa non ha funzionato con Epifani? Ma guarda, sinceramente... credo che la preparazione sia stata... Non siamo partiti con le gambe a posto, abbiamo avuto dei problemi, secondo me eravamo a monopasso, qualche errore l'abbiamo fatto, forse una preparazione troppo pesante, però poi il calcio è fatto anche di episodi, di fortune. La prima partita avevamo fatto gol regolare con Pippi e ci è stato annullato, il calcio di episodi di fortuna sfortuna. Abbiamo vinto partita al 96esimo, ma abbiamo fatto anche partite importanti. Domenica scorsa avevamo vinto anche col Matelica 2-1, ci hanno annullato un gol clamoroso, di assurdo, perché
96esimo mi riferivo al primo periodo. Il primo periodo abbiamo vinto una partita con la San Giustese dove giocammo solo noi, la San Giustese ci fece un tiro nel primo tempo e avevamo preso un gol. Il calcio è fatto di queste cose, però il Notaresco oggi sta facendo un campionato strepitoso, ma ci sono state delle partite che il Notaresco ha vinto perché ha avuto da parte loro anche degli episodi a favore. Ma da quando voi avete cambiato tecnico, la differenza di punti tra il Notaresco e il Pineto è minima? No, il Notaresco ha continuato a prendere punti al Pineto. No, ma non molti. No, però noi abbiamo fatto... Allora, noi abbiamo fatto... Noi abbiamo fatto quattro sconfitte. Noi abbiamo fatto alla sesta. Noi alla abbiamo sesta. Fatto sette risultati utili in campionato, di cui tre vittorie e un pareggio, e il Notaresco ha fatto cinque vittorie, due pareggi e tre vittorie, e il Notaresco ha fatto cinque vittorie. Quindi è chiaro che hanno continuato a fare un percorso importante, ma giustamente dicevo prima, Gabriele diceva che la differenza tra quando da prima del cambio tecnico e il Notaresco adesso è minore, la forbice si è ristretta, sì, diciamo, si è ristretta la forbice. Quindi tendenzialmente siete forti, vediamo come cambieranno le squadre a dicembre. Pineto per me è una squadra forte, l'abbiamo fatto più forte del Notaresco. Secondo ma te io sono convinto che è più forte. Ha Recanati rischia Giampaolo? No, assolutamente. Non rischia? Tutti due fratelli, dai. Dai, Gabriele, non ricomincia. No, due fratelli sono erati. Guardate che questo è un campionato difficile dove... Allora, la Vastese, che ha vinto a Recanati 4-2... Intanto, scusami, saluto Rocco, che lo stiamo tenendo occupato un po' troppo tempo. Rocco, ci sentiamo dopo per la seconda parte. Poi ti chiederò... A dopo. Ti chiederò un po' di Fabio Grosso, perché non so se hai sentito inizio trasmissione. Gabriele De Bari è andato sulla falsariga di Giampaolo Almeida. Ma no, quello era il pre-trasmissione, non l'ha detto in trasmissione. E Rocco, ho fatto una considerazione. Digliela dopo, dai. Non vorrei che fosse uguale a quella mia. Se vi siete messi d'accordo... Brescia, con Corini, aveva una possibilità di salvarsi, con Grosso non c'era neanche uno. Dai, non fare il cattivo, secondo me, Gabriele. Allora, nel giro di due o tre partite richiamano Corini. Allora, io ti posso chiamare a testimoniare i colleghi della redazione sportiva. Quando il Brescia ha preso Grosso, io ho detto c'è una sola certezza da qui in avanti, che entrerà in rotta di collisione con Balotelli. Sì. Ne parliamo dopo. Ciao Rocco, buon lavoro. Ok. A dopo. Senti, Enrico, è preoccupante questo feeling che ci sta tra Gabriele. Infatti poi approfondiamo. È preoccupante. Anche approfondiamo anche questo, Gabriele. Vogliamo andare a vedere un po' che è successo in casa in Serie C oggi con il pareggio del Teramo conquistato nei minuti finali al San Nicola con il gol di Cancellotti. Andiamo a vedere intanto il quadro grafico relativo ai risultati della giornata odierna. Regina Rende 4-1, Ternana Viterbese 2-1, Bisceglie Paganese 2-2, Catania Casertana 1-1, Cavese Monopoli 1-0, Picerno Leonzio 1-1, Francavilla Potenza 3-4, Avellino Rieti 3-1, Bari Teramo 1-1. Il posticipo sarà tra Vibonese e Catanzaro. Classifica: Regina 40, Potenza 33, Ternana 33, Monopoli 31, Bari 30, il Teramo sale a quota 23 punti, classifica chiusa dal Rende a quota 10. Paolo Durante ci racconta l'1-1 tra Bari e Teramo. Vediamo. Dopo la Ternana in casa, il Bari a San Nicola, il Teramo pareggia ancora 1-1 con un'altra big del girone, confermando di essere squadra in crescita fisica e soprattutto mentale. Di fronte ad un Bari voglioso di reggere il passo di Regina, Ternana e Potenza, tutte vincenti, la squadra di Tedino ha disputato una gara gagliarda e coraggiosa. Terreno di gioco pesante a causa della pioggia battente, peccato perché erano di fronte due squadre molto tecniche. Il Bari del grande ex Vincenzo Vivarini era anche partito in discesa grazie al vantaggio in avvio del solito Antenucci, ma ha trovato un Teramo tosto e bravo a non disunirsi, come spesso è accaduto nelle altre trasferte. Insomma, una prova di maturità superata a pieni voti. Le scelte: Vivarini si affida al collaudato 4-3-1-2, causa qualche defezione per rotta, altro ex agisce da terzino sinistro, accanto ad Antenucci, in attacco c'è Simeri. Nel Teramo rientra nell'11 Cancellotti, che ha scontato la squalifica. Tedino inserisce poi Mungo in luogo di Bombagi, alle spalle dell'unica punta Magnaghi. Dirige Pasciucu di Albano Laziale. Dopo alcuni timidi tentativi, il Bari rompe l'equilibrio al 12° con Antenucci. Il bomber è il più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante in area biancorossa e a girarla alle spalle di Tomei. 11° centro stagionale per l'attaccante dei Galletti. Il Teramo tuttavia stavolta non sbanda, inizia ad organizzarsi cercando spazi sulle corsie laterali. La cosa gli riesce anche bene, ma in mezzo all'area, dove c'è soltanto Magnaghi, mancano centimetri.
Biancorossi pericolosi al 32esimo su punizione, si incarica del tiro a Rigoni, palla che sfila al lato di Poco. Il tempo si chiude con un tiro dalla lunga distanza di Perrotta, sfera fuori bersaglio. Ripresa con il Teramo che inizia a guadagnare campo e a schiacciare un po' il Bari. Tedino intanto inizia anche i cambi, dentro Santore Bombagi per Ilaria e Mungo e poi entra anche Cianci per Martignago. Biancorossi ora a due punte. Al Teramo viene anche annullata al 21esimo una rete per presunta carica al portiere. Tuttavia il diavolo insiste, qui Minelli, appena entrato insieme a Viero per Arrigoni e Martignago, sfiora il palo. Gli assalti biancorossi continuano con il Bari alle corde, Cianci qui invoca il rigore ma l'arbitro non fischia. Al 90esimo esplode la gioia dei 600 tifosi biancorossi presenti sugli spalti. Sugli sviluppi di un corner Cancellotti tocca per ultimo in rete mettendo le spalle del portiere barese. Un gol un po' rocambolesco ma meritatissimo, una iniezione di fiducia fondamentale in vista dell'impegno in Coppa Italia mercoledì a Siena e domenica prossima al Bonolis contro la capolista Regina. E queste le immagini con il commento del nostro Paolo Durante. Maurizio, un gol, scusami Giustino, un gol un po' una piccola carambola, però meritato da quando abbiamo visto. Oh. Sì, io ho seguito un po' la partita oggi, meritatissima. La fortuna aiuta gli audaci, no? La spalla è stata fondamentale per il pareggio del Teramo. Sì, aveva pareggiato anche la Vibonese a Bari. Due settimane fa, 2-2. Sei sempre sarcastico. Devo fare l'avvocato del diavolo, non del Teramo. Guardi la classifica, dove è il Teramo? 23 punti. Il campionato è già finito. Ma i playoff sono lunghi. Secondo dai. Te i playoff, poi con Bari che andrà avanti. A proposito, Sandro Federico, il direttore in diretta la scorsa settimana, noi ha detto chiudiamo questo discorso delle favole che abbiamo speso chissà che. Gli hanno dati gratis i giocatori. Abbiamo detto, dai, su. Ma perché dobbiamo dire così? L'ambiente hanno comprato lo sa, 21 giocatori importanti, giocatori di categoria, dai. Che avranno pure pagato, no? Dai, su. O gli hanno dati gratis. Dico quello che ha detto. Dico che gli pare, andiamo in Serie D, andiamo col quadro grafico. Ma quindi Tedino non ti piace, Gabriele? Gratis. No, Tedino. Tedino. Fatto passare per un guru, non mi pare che con una squadra fatta da lui, scelta da lui, abbia fatto fino ad oggi il campionato che noi ci aspettavamo. Io mi aspettavo di vedere un Teramo più vicino al primo posto. Oggi ha 17 punti se non vado errato, dal primo posto, cioè 23, 40, 17. Sì, domenica c'è la e domenica la c'è Regina. Teramo Regina. C'è la Regina. Secondo te batti la Regina, che è la Juventus della Serie C. Però l'unica squadra imbattuta. Ha giocato bene a Bari. Sì, ma non discuto che hai giocato bene. Fai un campionato per fare i playoff con tutti quegli investimenti, io pensavo di vedere un Teramo più vicino al primo posto. Se mi sbagliavo, chiedo scusa. Roberto, però hanno cambiato tantissimi giocatori, quindi non è facile poi metterli tutti insieme. Ci sei capitato con un Gabriele. Anche se l'ha scelto l'allenatore, però poi metterli insieme in un contesto di squadra non è facile. Andiamo in pausa pubblicitaria. Ha fatto due punti nelle ultime tre, il Teramo, andando sempre sotto. Sì, perché domenica ha pareggiato in casa con la Ternana, dopo che era stato sotto. Aveva perso a Picerno, contro il Picerno, oggi ha recuperato a Bari. È un cammino non di una squadra che io pensavo potesse essere grande protagonista. Questo è il mio. Io forse ho sbagliato il giudizio all'inizio. Pubblicità e poi andiamo a vedere i riflessi filmati del campionato di Serie D e poi torno da Giustino Angeloni, che non so se ha finito la sua critica allo sport di Chieti, poi parliamo di cose belle. Con la Teatina Volley parliamo di cose belle o sei arrabbiato anche lì? Sono molto arrabbiato anche lì. Abbiamo paura un po' quando dici così, pubblicità. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, direttore, perché adesso andiamo a vedere il quadro grafico del campionato di Serie D, cioè andiamo a vedere il bel regalo che vi hanno fatto i due Esposito, se volete Lavastese. Quadro grafico, con il successo esterno della Lavastese 4-2 sul campo della Recanatese, ieri Chieti Campobasso 0-1, Montegiorgio Notaresco 0-0 e a Civitanova Porto Sant'Elpidio Pineto 1-2, Agnonese Avezzano 1-0, Cattolica Jesina 1-1, Fiuggi San Giustese 1-1, Giulianova Vasto Girardi, ottimo poker per gli uomini del Grosso 4-1, Materica Tolentino 1-0, come detto Recanatese Lavastese 2-4, 34 punti per il Montegiorgio che comanda la classifica, 29 la Recanatese, 23 per il Pineto, 22 Materica e Montegiorgio, via via tutte le altre con le Abruzzesi, Vastese 19, Giulianova 16, Avezzano 12, chiude il trenino delle Abruzzesi, il Chieti con soli 11 punti e un campanello d'allarme che ha lanciato prima Giustino Angeloni. Allora, direttore Gianmarino, se sei d'accordo andiamo a Recanati, ci andiamo a vedere questo poker della Vastese e poi commentiamo un po' il momento. Vediamo.
Vediamo. L'Etico Porto Sant'Elpidio sul neutro di Civitanova ospita il Pineto per l'anticipo della 13ª giornata di Serie D. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio che rispecchia però due situazioni opposte. I marchigiani non vincono dal 26 ottobre, al contrario gli abruzzesi da quando Rachini siede sulla panchina sono imbattuti da 6 turni. Per continuare a cavalcare l'onda il tecnico, privo di diverse pedine tra cui Ciarcelluti e Pippi, lancia in avanti Alessandro, Sarrizzo e Festa. Mengo risponde con il giovane Mazzieri a supporto del tandem Maio Cucù. Dirige l'incontro il signor Casalini di Pontedera, coadiuvato da Chica e Bianchi. Prima frazione di gara caratterizzata da qualche imprecisione di troppo nei passaggi e molto agonismo che rende il match povero di emozioni. I marchigiani provano a far scaldare il pubblico, ma la punizione di Maio al minuto 19 termina debole tra le braccia del portiere, mentre al 27esimo il tiro di Cucù ha la giusta potenza ma pecca di precisione. Al 38esimo il Pineto al primo tiro in porta passa in vantaggio, Sarrizzo centra per Bianciardi che dai 30 metri prende la mira ed esplode un mancino che si insacca nell'angolino basso. Nulla da fare per Giacchetta e seconda rete consecutiva per il numero 8. Un minuto dopo i locali protestano per questo contatto tra Marini e Maio invocando il rigore, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Al 42esimo Sarrizzo parte da destra, converge e spara il sinistro sul primo palo, ma questa volta il numero 1 locale è attento e para, si va a riposo sullo 0-1. La ripresa suona da sveglia per i ragazzi di Mister Mengo e dopo solo 4 minuti Cucù lascia partire un tiro cross rasoterra che non trova alcuna deviazione. 2 minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, la sfera arriva a Speranza che controlla bene ma calcia alto. 55esimo a quadro, conquista una punizione dal limite, alla battuta va lo stesso numero 20 che trova lo spiraglio giusto e trafigge il portiere per il 2-0 del Pineto. Il doppio svantaggio fa reagire i marchigiani che guadagnano metri e cercano con l'insistenza la rete. Al 58esimo ci prova Cucù da punizione, ma il 10 non c'entra il bersaglio. Superata l'ora di gioco, a provarci il neoentrato Ruzier, che triangola con Cucù e calcia in precario equilibrio sparando fuori. Continua la pressione dei locali che vanno al tiro al 72esimo, ma la mira di Borgese non è quella giusta. Il gol è nell'area, arriva 2 minuti dopo con il capitano che da fuori area indovina la traiettoria all'angolino e fa 1-2, gara dunque che si riapre. Lo stesso numero 10 ci riprova al 77esimo con il destro, ma Shiba questa volta para. All'86esimo la punizione di Maio assume una traiettoria velenosa e Shiba con un guizzo la alza in corner. 3 giri di lancette dopo, a provarci ancora l'ex Martinsicuro che di testa gira in porta, trovando però la risposta del portiere. Finisce così, con i marchigiani che allungano a 4 la striscia negativa e restano a stomaco vuoto, al contrario di un Pineto che soddisfa il proprio appetito e sazia la classifica raggiungendo quota 23. I ragazzi di Mister Rachini escono dal comunale di Civitanova con la testa già alla prossima, dove col Monte Giorgio sul piatto ci saranno punti importanti. E noi abbiamo troppa voglia di rivedere i gol di ieri, il servizio di Federica Partenza. Tra un po' andiamo a vedere Recanatese Vastese. Commentiamola subito, vittoria meritata, dai. Ma io penso che sia abbiamo fatto un risultato importante, perché Porto Sant'Elpidio è una squadra molto molto forte, secondo me, che gioca un calcio molto in profondità, attaccano bene gli spazi. Per 70 minuti non li abbiamo mai fatti tirare in porta, quindi abbiamo fatto una partita veramente importante. Poi sul 2-0 abbiamo preso quel gol a 20 minuti alla fine, diciamo che la squadra si è un po' abbassata troppo, avevamo speso tanto. Non era facile vincere lì, No, il campo e la squadra che abbiamo incontrato era una squadra molto, molto forte. Giancarlo? No, io sono veramente molto simpatizzante del Pineto, perché come dicevo al direttore Paolo Rachini, che è il loro allenatore, ha rilasciato la sua prima intervista a me ed era minorenne ancora, quando lui giocava col Francavilla, io stavo col centro e quindi lo seguo con grande affetto, grande attenzione. Per quanto riguarda la Serie D, io ovviamente per motivi professionali, certo, ho visto poche partite, però l'anno scorso, quando il Cesena stava per essere promosso, il giornale mi ha mandato a fare 2 partite, Sanno Taresco Cesena e Giulianova Cesena. Allora lì ho potuto valutare che il livello è tutt'altro che basso. A parte che diciamo, il Notaresco mi sembra che abbia una tigna nel DNA che anche l'anno scorso l'ha dimostrato, perché è una partita che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Il Cesena
vincendo sarebbe stato promosso subito. 1-0 per il Cesena, pareggia il Notaresco, segna il Cesena al 90esimo, pareggia il Notaresco al 96esimo, cioè non regalava proprio, una squadra che non regala niente. Campionato difficile. E il campionato è molto difficile, quindi chiaramente io simpatizzo per, però è un per tutte, no, in particolare per Paoletto Rachini, perché conosco. Chi è l'attaccante che state seguendo? Non te lo posso dire. Gabriele, però facciamo una cosa, ci andiamo a vedere ora le Recanatese Vastese 2-4. Ci provi tu dopo a vedere un po' il nome di questo attaccante? Oh, l'intervallo glielo, mentre fa il servizio. Recanatese Vastese. Autentica Caporetto, subita dalla Recanatese in un inizio di ripresa da incubo. 4 gol incassati in un quarto d'ora, roba da record, con la squadra giallorossa surclassata, annichilita da una Vastese in strepitosa salute ed abile a sfruttare il gigantesco e prolungato blackout della vice capolista. Al netto di questa decisiva fase, i padroni di casa avevano retto bene, con il torto però di non essere riusciti a chiuderla dopo il vantaggio siglato dal solito Pera. Certo sono preoccupanti i segnali giunti nel secondo tempo, quando in alcuni momenti i ragazzi di Giampaolo sembravano i classici pugili suonati che ansimavano sul ring dopo aver preso sberle in continuazione. Talmente brutti quasi da non sembrar veri, ma questi aspetti non debbono essere sottovalutati, anzi, per coltivare ambizioni da leadership non sono ammessi atteggiamenti molli, specie quando è di fronte una signora squadra inspiegabilmente relegata nelle seconde linee della graduatoria, almeno per ora. L'analisi di Federico Giampaolo. Non possiamo, mister, prescindere da quei 14 minuti in cui la Recanatese ha subito 4 reti e è sembrata veramente surclassata dall'avversario. Cos'è successo? Se è stato un problema tecnico, mentale, di concentrazione? Sono stati 14-15 minuti di ordinaria follia, perché non si può prendere 4 gol in casa in 18 minuti. La partita, siamo andati in vantaggio, abbiamo un po' sofferto, però la tenevamo sempre in bilico. Abbiamo avuto due o tre occasioni per metterla in ghiacciaio e chiudere la partita. Purtroppo, se non fai gol, poi la tieni sempre lì, che può succedere qualcosa. Il secondo tempo non siamo rientrati per 20 minuti, per cui il discorso è questo, perché la Vastese sì, ha dei buoni giocatori lì davanti, però non puoi prendere assolutamente 4 gol, perché anche sull'1-1, il 2-1, la partita la tieni, c'erano ancora 30 minuti che si poteva giocare, si poteva rimediare. Siamo andati blackout totale, è la prima volta che succede da quando sono qui. Niente, bisogna lavorare sugli errori che abbiamo fatto, perché oggi ce ne sono stati tanti, e dispiace perché, ripeto, la partita non doveva andare così, anzi l'avevamo incanalata nel modo giusto. Purtroppo nel secondo tempo c'è stato un blackout totale, dove abbiamo perso completamente la testa, e poi giocatori come Esposito, che gli lasci spazio soprattutto al limite dell'area, dove dovevamo essere bravi ad accorciare, a togliergli quegli spazi lì, ci ha fatto 2 gol, è andata male. Forse la chiave, mister, è stata proprio che non l'avete uccisa quando avete avuto quel paio di occasioni anche per andare sul 2-0. Sì, perché ne abbiamo avute parecchie, 2 occasioni di Padovani che, se avesse sfruttate bene, il colpo di testa di Notari, voglio dire, le occasioni per andare in doppio vantaggio ci sono state. Purtroppo è un problema che ultimamente abbiamo, perché è successo anche a San Giusto, è successo anche a Pineto. È ovvio che se poi non chiudi la partita diventa tutto molto più difficile. Sinigallesi aveva qualche problemino, spero che non sia uno strappo, spero che sia uno stiramento, però vediamo martedì la sua identità di infortunio com'è. Si parte subito a gran velocità, Padovani approfitta di un rimpallo favorevole, si invola verso Bardini, che gli chiude però lo specchio della porta. Poco dopo alza bandiera bianca Senigalliesi per infortunio, al suo posto l'incerto Dodi. Borrelli perde palla sulla tre quarti, ne approfitta l'ottimo Anzini, il cui tiro si perde di poco al lato. Vittorio Esposito si fa notare al 18esimo, quando lavora un ottimo pallone al limite e ci vuole tutta l'abilità di Sprecacè a deviare in corner. Sul proseguio Ravanelli di un soffio non trova il pallone di testa. Ed allora Dodi prova a farsi spazio sulla corsia di sinistra, traversone sul quale non ci arriva Padovani, ma è un assist che Lattanzi non sfrutta a dovere.
Al 29esimo il vantaggio locale, tagliatissimo traversone di Borrelli. Sul pallone c'è la scritta spingimi in rete e Pera, puntuale, provvede alla bisogna. È il momento migliore dei padroni di casa, Pera punta Marianelli, stringe al centro e Bardini è bravo sul suo diagonale. Protesta poco dopo la Vastese, non del tutto in maniera ingiustificata, per un fallo di mano in area e così Padovani può involarsi ma si allunga fatalmente il pallone. Non c'è un attimo di tregua, Lombardi gira un pallone alle stelle da ottima posizione e dal 40esimo su corner di Borrelli, inzuccata di Nodari, bloccata dall'ottimo portiere ospite. Ripresa invece da incubo per la Recanatese, spreca c'è reattivo sul colpo di testa di Dos Santos, poi c'è una sola squadra in campo. La Vastese pareggia al quinto con Francesco Esposito che batte Sprecacè con un preciso tiro dal limite. Passano appena 3 minuti, rimpallo che favorisce Vittorio Esposito che infila il portiere sul suo palo, risultato ribaltato. La Recanatese è incapace di reagire nonostante qualche cambio di Giampaolo, assist dell'ottimo under Cavuoti per Vittorio Esposito che di piatto realizza l'1-3. Non è finita, dopo un sussulto di Pera sotto forma di una gran botta dai 25 metri deviata da Bardini, arriva il poker abruzzese, griffato ancora da Francesco Esposito che trova un gran diagonale dopo un calcio d'angolo di Vittorio Esposito. Gara ovviamente in ghiaccio e segnaliamo, solo per dovere di cronaca, il gol di Pedrone al 93esimo che non muta di una virgola quanto detto in precedenza. Tempo di riflessione in casa giallorossa, perdere ci sta, in questo modo non è ammissibile perché con questo atteggiamento si andrà incontro a cocenti delusioni. Gongola, la Vastese e Caltubaldi ha dimostrato di avere tutti i mezzi, quantomeno per un torneo di avanguardia. Marco Amelia. Mister, la prima domanda è sulla dalla partita. Che ci faceva la Vastese in quella posizione in classifica nella destra della graduatoria? Probabilmente abbiamo raccolto quello che meritavamo perché eravamo lì, qualche situazione difficile l'abbiamo passata, però sapevamo che dovevamo costruire qualcosa di importante, ci voleva tempo. Poi. E complimenti alla Vastese di Amelia, vi ha fatto un bel favore, no direttore? Assolutamente sì, però la Vastese può fare questi exploit dovunque perché... Secondo me ha un attacco importantissimo, cioè Esposito, Dos Santos, Stivaletta, l'altro Esposito, Francesco, Palumbo. Cioè, questa è una squadra che là davanti veramente può far male a tutti quanti. Ci ha fatto un favore, io dico che questo campionato è ancora molto, molto da fare. È chiaro che ci sono delle squadre come il Notaresco che ha sicuramente delle chance importantissime, però... Io credo che tutti ci crederanno fino alla fine. Perfetto, può anche riarrivare, secondo te, può riarrivare nelle zone proprio quelle che contano tanto? Chi? Noi? La Vastese? No, la Vastese è una squadra importante, quella se tu vinci tutte le partite, vinci le partite, sali, cioè a prescindere. A questo. Quindi il calcio è questo. Andiamo ora con basket e volley, rapidamente i risultati di basket, a cominciare dalla Serie 2 con la sconfitta di un Roseto senza Nikolić in trasferta a Piacenza, sconfitta pesante per quanto riguarda il punteggio. Adesso li vediamo i risultati della Serie 2, il girone est. Intanto vi dico al volo che la sconfitta che in Serie B poi c'è stata anche Maurizio, la sconfitta pesante del Chieti, inaspettata sul parquet di Civitanova, le vittorie invece di questi sono intanto la classifica dopo la sconfitta di Roseto, con Roseto a quota 8 che va nell'altra colonna della classifica. Dicevo, in Serie B Maurizio le vittorie di Teramo e Giulianova, ma questa sconfitta di Civitanova maturata soprattutto nel terzo quarto, te l'aspettavi tu? Beh, dopo che avevo visto la partita domenica scorsa in ripresa, ma anche dalle parole che il presidente Marchesani aveva qui detto, pensavo che oggi potesse fare un buon risultato. 77-72 il finale. Un buon risultato che praticamente a 3 minuti dalla fine la squadra del presidente Marchesani manteneva ancora in vita. Poi purtroppo giochi in un campo particolare, dall'altro lato non è che ci siano giocatori di seconda schiera. Beh, Valeria Moroso. C'è Valeria Moroso, il fratello, ci sono altri due giocatori importanti. Però resta il fatto che se vuoi continuare a salire in classifica, oggi è una partita da vincere. Questo lo sa l'allenatore, lo sa il presidente, lo sanno i dirigenti, ma lo sanno anche i giocatori. Adesso mettere la testa a posto, pensare alla partita di domenica prossima per
cominciare a risalire la china verso quel primo posto in classifica che si è allontanato di ulteriori 2 punti, perché 100, vincendo ieri anche Piacenza, sono a 18 punti. Eh beh, sì, esatto. Questo intanto rivediamo la classifica di A2, rivediamo anche quella della classifica di Serie B. Gabriele, se volevi commentarla un attimino. No, la differenza tra il 100 che è partito per vincere il campionato è 18 punti. Il Chieti è partito per vincere il campionato è 8 punti in meno. Quando noi all'inizio del campionato avevamo detto, io perlomeno dissi, che le prime sconfitte in attese, a qualcuno veramente insospettate, erano un segnale per i Chieti, che sarebbe stata una stagione difficile, complicata, e che gli sforzi impagabili del presidente, che mette anima, corpo e cuore in questa squadra, non sono stati a oggi ripagati dai risultati dei calciatori. Perché il Chieti continuerà a vincere 2-3 volte e poi riperderà. E sarà, secondo me, questo il trend della stagione che il Chieti ha preso, e difficilmente cambierà molto, molto in meglio. Ci auguriamo, vista la rosa, il roster a disposizione, che possa cambiare questo tuo giudizio, Gabriele. Il roster della Cremonese, se andiamo ad analizzare con il calcio in parallelo, è come Chieti, è una squadra forte, ma i risultati non arrivano. Vuol dire che questa squadra ha dei limiti, non c'è niente. Lo dico io. Giustino, tu cosa pensi? Lo dicono i punti. Beh, io non posso che condividere questo tipo di analisi. Ora, il concetto qual è? Il concetto è che per tutti quanti nel basket aspettano il momento dei play-off, perché i play-off chiaramente sono in grado di, statisticamente lo hanno dimostrato in questi ultimi anni, di rivoluzionare ciò che la regular season dice. Però io dico che nei play-off ci devi anche arrivare. Se una squadra è a 8 punti dal vertice, dentro la zona play-off non c'è. Ora, quindi, non so se per il basket vale il concetto del calcio dilettanti, cioè io rifaccio la squadra adesso che si apre il mercato e poi dopo, concetto che qualche volta il presidente Marchesani ha espresso, perché nel basket è un problema di diversi automatismi, di schemi, di intesa perfetta tra i 5 giocatori, 5 ce ne sono in campo, non è che tu pur sei una panchina lunga, ma sempre 5 ce ne vanno in campo. Quindi poi questo campionato mi pare di capire che esalti più le doti agonistiche che non quelle strettamente tecniche, e quando ho visto, perché seguo il basket chietino, quando la partita si mette sul piano prettamente agonistico, Chieti ha qualcosa in meno di squadre che sono magari più basse, meno tecniche, ma più grintose e combattive su ogni pallone. Quindi ci sono per Mr. Cohen dei problemi da risolvere alla svelta, altrimenti vuol dire che il problema è Mr. Cohen. Morti. No, è una sorpresa, no. Un'affermazione forte. Non è d'accordo il presidente Marchesani. Qualcuno ha responsabilità di giocare. Il presidente ha speso tanto, ha fatto una squadra sì, però di però è anche vero, forte. È anche o vero il giocatore o il tecnico. È anche vero che il presidente ha sempre ribadito, anche qui domenica scorsa, certo, che Coach Cohen non è in discussione. Ma questo non significa che non abbia responsabilità. Forse proprio perché l'ha ribadito. Guardate, io l'unica partita, riferendomi all'agonismo e al tatticismo, l'unica partita che Chieti ha avuto difficoltà nel giocare fino in fondo è stata in casa con Senigallia. Le altre partite se le è sempre giocate, è andata a 100, ha portato 100 ai supplementari, eccetto la prima partita a Piacenza, che è stata veramente, anzi a Giulianova e poi con Piacenza, che sono state 2 sconfitte delle serie nelle prime 3 giornate, però alla fine se andate a vedere un attimo la squadra c'è, cioè, i giocatori, la squadra è super, o è colpa del questo è un aggravante, o è colpa dei no, non è un aggravante, no, questa è una, da come dici tu, è un aggravante, no, non è un aggravante, c'è un problema che non tutti sanno, che tantissimi giocatori sono stati infortunati, stanno riaprendo adesso il proprio fisico, lo stanno rimettendo in sesto. Parliamo di pallavolo con Giustino, perché c'è un proverbio nei muratori, ma no, c'è un proverbio, se scrocchiamo sempre, no, bisogna anche analizzare le problematiche tra no. I muratori, no? Dice che il filo va a filo, il piombo va a piombo, il muro sale il torto.
E qualcuno che ha responsabilità del muro storico ce la deve avere. Ma sicuramente, sicuramente sarà così, tant'è che c'è stato in un momento caldo e topico del campionato dove Coach Cohen è stato in discussione, ma si è messo in discussione lui stesso. Però adesso se tu hai un Simoncelli che lo compri alla prima giornata si fa male, Rezzano che è in cattive condizioni e tante altre situazioni, adesso la squadra si sta riprendendo. Dare, dare alibi è sempre buono, Gabriele, un alimentare in mare, ricordatevi. Andiamo a parlare di pallavolo perché c'è da sottolineare una grande Ortona in Serie A, presidente Giustino Angeloni, che vince anche senza Marx, certo. 3-2, ecco le immagini, in casa contro la favoritissima Siena e resta al comando della classifica, le ha vinte tutte finora da inizio stagione. La Sieco Service Ortona e mi fa piacere rivedere anche un palazzetto che piano piano inizia a riempirsi. Queste sono un po' di immagini, mentre vediamo un po' di immagini, ti volevo far introdurre il discorso della tua pallavolo teatina. Ieri la vittoria per 3-7-1 in casa, sì. Partita anticipata per esigenze di aereo della formazione siciliana. Come sempre con le siciliane. Come sempre. Però prima in apertura di trasmissione hai detto una frase molto forte, hai detto è stata una settimana bruttissima per noi, che è successo? Allora, partiamo dalla partita, chi ha visto la partita ha visto che noi abbiamo perso in maniera indegna il primo set. Sbagliando qualcosa come 8 battute, che per una squadra insomma, come la nostra è un fatto. Ed io in quel momento ho seriamente pensato che noi quella partita di ieri l'avremmo persa. Invece siamo stati bravissimi a riaddrizzarla e poi alla fine a vincerla anche bene. E dici, ma tu perché pensavi questo? Perché in una sola settimana ci è accaduto. Ciò che per noi è rutinario, cioè andarci ad allenare, siamo peggio dei clerici vagantes. Ci siamo allenati finora in nove località diverse e questo tu, chi conosce la pallavolo sa che cosa significa in termini di fondo, di caviglie, certo. di parquet. In Abruzzo e fuori Abruzzo, pagando ogni volta anticipatamente il palazzetto dove andavamo ad allenarci. E ringrazio della disponibilità dell'Atri, dell'Orsogna, dell'Altino, di tutti. Però che ci hanno... Il sindaco in questo studio è stato molto categorico sulla questione palazzetti. Sì, sì, ne parliamo tra un attimo di palazzetti. Allora ci è capitato, questa è la routine, cioè non allenarci. L'infortunio a Culiani, che è l'anima della nostra squadra, la capitana, che sarà fuori circa 3 mesi perché ha rotto il legamento. In bocca al lupo a Michela. Alla Camiglia, senz'altro in bocca al lupo, che ieri era lì. Comunque a fare il tiro. Giorgio Nibbio, che è colpito da aritmia cardiaca, viene ricoverato d'urgenza giovedì sera in ospedale. Però questa è una cosa delicata, lasciamo... No, ci precipitiamo lì, ma giustamente, questo è stato il nostro mister, il coach. Ce lo hanno lasciato libero soltanto sabato mattina, abbiamo dovuto annullare degli allenamenti. Sabato ci arriva la tegola della radiazione del nostro presidente, cioè la FIPAV, che da 6 anni non ha mai radiato nessuno, radia il nostro presidente mandandoci un comunicato che è fatto soltanto dal provvedimento di radiazione senza le motivazioni perché c'è scritto omissis. Perché? Perché l'ha radiato per un fatto per cui la giustizia ordinaria non ancora nemmeno ha espresso se c'è l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Senza sapere né leggere né scrivere, la giustizia sportiva ha anticipato tutti i termini e ha detto se poi questo sarà condannato mi sono tenuto una persona indegna all'interno dei miei quadri e l'ha radiato. Allora, la squadra, non voglio entrare nel merito specifico perché se ne occupano gli avvocati ora che si farà il processo, ma la squadra proviene da questa settimana e nonostante questa settimana la squadra è entrata in campo, ha dato il suo l'anima a tutto e hanno vinto. Quindi lode a queste ragazze nero-verdi. Diamo in pubblicità e poi mi dici gli obiettivi, c'è un obbligo commerciale. Certamente. Pubblicità. Certo. Eccoci, siamo tornati dopo l'ultima pausa, ultima parte della Domenica Sportiva, stiamo per te, eccolo, lo vedo già Rocco Coletti, ma stavo finendo con te Giustino il discorso sugli obiettivi, hai detto di una settimana durissima per voi, certo. Mentre rivediamo un po' di immagini della partita di ieri, mi dici gli obiettivi? Ma noi abbiamo costruito una squadra per far bene, siamo neopromossi in B1, vogliamo senza dubbio confermare la categoria, abbiamo anche l'aspirazione di piazzarci diciamo tra le prime 4-5 del girone. Che per noi sarebbe un risultato importante
viste tutte le limitazioni che abbiamo, prima di tutto non avere un palazzetto a disposizione per allenarci, che mi sembra un handicap notevolissimo, notevolissimo. Quindi andremo avanti, anche se devo dire che la città di Chieti evidentemente non ci ama. Perché? Prima di tutto sono molto deluso dai 100 e pochi abbonamenti che abbiamo fatto, anche se ringrazio tutti coloro che lo hanno fatto. Però esiste all'interno della città una spaccatura netta tra persone che rimpiangono il passato e che probabilmente rimpiangono il passato, che pretendono ancora il presente. Che probabilmente vogliono più bene a se stessi, alle proprie idee, che non al Chieti, alla città di Chieti e a questa squadra nero-verde, che seminano un brutto clima all'interno della città. Ecco, ancora ritorniamo a questa specializzazione. Sei stato molto polemico con Chieti questa sera. Ma sì, nella questa specializzazione, nel saper dire molto bene cosa dovrebbero fare gli altri. Quindi, se a Chieti interesserà, il presidente Angeloni è interessato anche a portare questa squadra in Serie A. Se invece a Chieti... Che cosa deve succedere per portare la squadra in Serie A? Che la città dica vogliamo andare in Chi Serie A. Chi lo deve dire? La gente. Quindi vuoi sentirti la Vox Populi? Sì, sicuramente, deve venire alla partita, deve fare il tifo nel nostro palazzo. Che io 5 anni fa avevo trovato un accordo con il presidente di Segna di portare la A2 di pallavolo a Chieti. Avevamo fatto anche i precontratti con Enzo Verna e gli altri procuratori per un cavillo per accontentare un personaggio. Questo passaggio... Maurizio, queste si chiamano gelosia. È zompato tutto e la pallavolo a Chieti non c'è stata. Rocco, c'è stata... che dici? Mi colpisci nel cuore, nel senso che se parli di pallavolo mi tocchi nell'intimo, nella passione. Oggi festeggiamo il 6° successo di fila della Seco in Pavia Ortona, che è capolista in Serie A2 e sta facendo un campionato straordinario. Al di là di ogni più rosea aspettativa, c'è la realtà del Chieti nel settore femminile, così come quelle di Altini, che sono realtà ricche di buona volontà che andrebbero sostenute di più. Però è anche vero che Chieti è una realtà un po' particolare dal punto di vista sportivo. Chieti ha grosse tradizioni, però Chieti è sempre, c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre una polemica. È vero il discorso che faceva prima Formichetti del tentativo di riportare la Serie A2 a Chieti diversi anni fa. Però manca una spinta da parte della città, le istituzioni non ci credono fino in fondo, o quantomeno ci credono nel momento in cui bisogna fare campagna elettorale, dopodiché poi ognuno per conto suo, anche perché poi i mezzi a disposizione degli enti pubblici sono molto risicati, sono ridotti. Però ecco, io, Giustino Angeloni si lamentava del fatto che la gente non va al palazzetto. Io ti posso dire che è un discorso che riguarda un po' tutto l'Abruzzo. Se guardi il Pescara e c'è questa lamentela, se guardi Roseto Basket e si aspettava più se gente guardi al palazzetto. Ortona pure. Se guardi la Seco in Pavia Ortona, parli con Lanci, dice così, ma io rispetto ai miei sforzi mi aspetto qualcosa in più dalla città, anche se ti devo dire... rispetto all'inizio di stagione si sta risvegliando qualcosa a Ortona. Tieni conto che Ortona c'è una vecchia tradizione di pallavolo, negli ultimi anni si era un po' assuefatta la 2. Ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, 6 vittorie consecutive in Serie A, se non si riempie un po' il palazzetto. Sì, però il discorso riguarda solo Ortona, riguarda dappertutto. Sì, è vero. Questo dovrebbe indurre una riflessione un po' più profonda, magari non superficiale come quella che possiamo fare noi questa sera da Chitto. Però ripeto, non è soltanto un discorso della Connetti.it di Chieti, è un discorso un po' più in generale. Se parli con tanti presidenti si aspettano maggiore presenza sugli spalti, maggiore spinta.
Noi siamo in chiusura, Rocco. Allora, io ricordo intanto che le altre due abruzzesi di B1 hanno perso entrambe al tie-break, Altino e Orsogna. Eravamo debitori con te, poi faccio chiudere Maurizio con due convegni che ci vuole ricordare importanti. Uno riguarda anche il ciclismo, se non erro, Maurizio. Due. Riguarda nel ciclismo. Eravamo debitori con te e con Gabriele De Bari sul giudizio di Grosso a Brescia. Ma, te l'ho detto prima, un allenatore che ha fatto male in B e adesso lo promuovono in Serie A. Il mio giudizio te l'ho detto prima. Non è che ha fatto male, però. Il Verona di Grosso è andato in Serie A. Ragazzi. Ha cacciato Grosso e è andato in Serie A. Credo, ma non serie è che un allenatore femminile. Hanno fatto appena in tempo a mandarlo via e così è andato in Serie A. Ma secondo non è che me. Un allenatore che arriva, Ietti, in questo caso fa i miracoli. È riuscito, è riuscito a litigare con l'unico giocatore che avrebbe dovuto tenersi buono, perché se c'era uno che poteva dare una mano vera per salvarsi era Balotelli. Mo può anche aver ragione il tecnico, ci mancherebbe altro, ma in certi casi il buon senso dice che si può soprassedere e, come dire, sperare che il calciatore ti dia una mano. In questo modo, se è completamente tolto dai piedi, e la mano non l'avrà più. Che dici, Rocco? In primis auguro tutto il bene possibile a Fabio Grosso. È vero però che in questi anni in cui ha allenato non è che abbia fatto particolarmente bene, e soprattutto è ancora fresco di Patentino, è ancora fresco di Coverciano, è ancora abbastanza teorico e sta imparando adesso la pratica. Mi spiego meglio, lui il gruppo, il gioco, però poi alla fine le partite le fanno vincere i giocatori, e i giocatori in qualche modo ti devi far ben volere da quelli che possono fare la differenza. L'anno scorso a Verona, nel momento in cui è andato via, è come se fosse andato via lui il primo di maggio, se non sbaglio, è come se fosse saltato il tappo e il Verona si fosse liberato. Questo non perché lo dica io, perché lo dicono i fatti. Tra l'altro anche a Verona c'aveva Toni D'Amico, il direttore sportivo di Pescara, che è un suo carissimo amico. Purtroppo ha dovuto ammettere anche lui che nel momento in cui è andato via Grosso è come se attorno alla squadra fosse andato via anche un alone di negatività. Questo fermo restando le qualità di Grosso. Quest'anno è arrivato a Brescia un po' a sorpresa, perché comunque la prima scelta di Cellino era Diego Lopez, che però sta facendo le finali scudetto playoff con il Peñarol in Uruguay. Scelto Grosso, e io dicevo prima e lo ripeto adesso, con i colleghi della redazione ho detto: vedrai, la prima cosa che fa entra in rotta di collisione con Balotelli, ma non perché lui ce l'abbia con Balotelli o Balotelli ce l'avesse con lui, perché caratterialmente non si possono prendere per quelli che sono i principi di entrambi. È vero quello che dice Gabriele De Bari, che chi arriva a Brescia dovrebbe cercare di coccolarsi Balotelli, perché può diventare un valore aggiunto. Lui ha avuto un approccio un po' duro. Ha fatto un esordio straordinario, Rocchi. Due partite, 7 gol subiti, 0 segnati. Zero reso, sì. Sì, è vero, sono i fatti. Dicono i dati, mica io. Siamo in chiusura, io saluto i nostri ospiti, ricordo due cose prima di chiudere, poi vengo con te, Rocco, per una battuta finale. Intanto Pineto ha vinto a Gioia del Colle in B1 maschile a pallavolo ed è prima in classifica, certo. in B unica maschile, questo è un grande risultato. Maurizio, non ho audio. Maurizio, volevi dirmi di due convegni importanti? No, siccome si parla tanto di sicurezza sulle strade, in questi giorni due cicliste importanti del mondo femminile sono state investite, fortunatamente con danni, ma non danni gravissimi. Allora, venerdì purtroppo c'è stata questa concomitanza di più convegni, ci sarà un convegno a Castelvecchio Calvisio dove parlerà di sicurezza stradale il fratello del compianto Scarponi, e la sera a Chieti al Teatro Marruccino ci sarà un convegno dove si parlerà di bike economy, di mobilità sostenibile per il futuro, mentre la mattina sempre del 29 in regione è stata indetta dagli assessori
Mauro Febbo e Guido Liris una conferenza stampa di presentazione della tappa a San Salvo Tortoreto. Ecco, chi volesse sentire i relatori ed è interessato agli argomenti può farlo la mattina in Regione, la sera a Chieti a Teatro Maruccino, la mattina a Castelvecchio Calvisio. Perfetto, questa è la locandina d'invito della conferenza stampa. Rocco, volevo chiudere con te perché tu hai anticipato sulle colonne del centro un mesetto fa circa l'approdo nel World Tour da parte di Valentino Sciotti con la sua Vini Fantini e firmato l'accordo con la Israel Cycling. Questo, no, Rocco, per l'Abruzzo è un altro bel punto esclamativo messo. Sì, è un punto esclamativo, anche se il sogno era quello di rimanere con una squadra a certi livelli. Questo non è stato possibile perché voi mi insegnate che le regole del ciclismo a certi livelli sono cambiate. Però comunque è una World Tour. Sì, parlavo di una gestione diretta di una squadra, di una squadra ancora diciamo direttamente controllata dalla Vini Fantini. Questo non è stato possibile. Valentino Sciotti lo sai meglio di me, è innamorato del ciclismo, è innamorato dello sport in generale, del ciclismo in particolare. Ti dico anche che è un ottimo imprenditore perché lui collega molto il discorso sportivo con il discorso commerciale. Non è un mistero che insieme all'accordo con la Pro Israel c'è anche un progetto commerciale di espansione della Farnese Vini in un certo tipo di mercato. Comunque rimane un aggancio italiano, soprattutto un aggancio abruzzese nella World Tour, che è il massimo del ciclismo mondiale. Perfetto, grazie a Rocco Coletti, caporedattore del quotidiano, grazie, delle pagine sportive del quotidiano Il Centro. Grazie a Gabriele De Bari, grazie e complimenti a Roberto Gianmarino, grazie a Giancarlo Febbo, grazie bocca al lupo, mi raccomando, credo. Sei stato cattivo con lo sport di Chieti, sei stato Giustino. Maurizio, grazie anche a te, sei stato cattivo anche tu questa sera. Non siamo stati cattivi. Cartellino giallo, dai, ti do il cartellino giallo. Siamo stati realisti. Perché quei cartellini. Io penso di essere stato l'unico buono insieme al direttore. Lui, non abbiamo, guarda, chiudo anche perché dobbiamo andare. Non abbiamo detto nulla di... E meno male, se dicevi qualcosa... Dai, sarete ancora un po' scossi tu e Gabriele dal Milan che non risponde proprio. Il Milan mi ha fatto andare in una completa atarsia. Ci vediamo tra due settimane con la Domenica Sportiva, perché domenica prossima saremo in diretta da Perugia per il posticipo tra il Perugia di Oddo e il Pescara di Zauri. Torneremo tra due settimane, l'8 dicembre, per un nuovo numero. Grazie ad Andrea Berardinelli, tecnico di Riprese in studio, Dino D'Angelo in regia. Vi lascio a goleada tutti i gol delle abruzzesi, dalla Serie B alla Serie D.